Sabato scorso, grazie anche a una notevole insistenza da parte della sindaca nei rapporti con la Presidenza del Consiglio e l'organizzazione del summit, la città ha dato una fortissima impressione di sé al mondo. Una città bella, vivace. Nel discorso della sindaca queste suggestioni sono state molto forti, curiosamente oscurate da una gestione non proprio così istituzionalmente corretta dei mezzi di trasmissione televisiva pubblici. Erano parole forti associate a un'immagine forte che i capi di Stato hanno tutti quanti riconosciuto. Da ieri all'altro ieri è tornata al centro delle cronache l'intenzione del ministro Franceschini di mettere un biglietto d'ingresso a Pantheon. Io colgo l'occasione per dire un'altra volta che non sono d'accordo, che il Pantheon è un luogo della città, è un luogo che devono poter vivere i cittadini, ma il Pantheon, come altri luoghi della città, come i fori, sono una parte della vita dei cittadini e come tali devono rimanere. E se vogliamo essere seri, ragioniamo seriamente.